Poltronissimo on the road, questa Sì. sera al Teatro della Concordia di Venaria. Devo dire, abbiamo assistito appena a uno spettacolo magnifico, scritto da Vincenzo Incenzo, per la regia di Gino Landi, e l'interprete è lei, l'unica, l'incommensurabile, Serena Antieri, nella Chantosa. Che bello, appena finito Enzo. Sì, infatti sono ancora in lacrime perché c'è stato un pubblico bellissimo e quindi mi hanno fatto commuovere, è stato bello. È uno spettacolo ricco di emozioni, di canzoni napoletane, in cui racconto la storia di questa donna breve, una vita breve ma molto intensa, di questa Chantosa che le ha passate tutte e poi è finita come il suo innamorato. Ma ci sono anche tanti momenti divertenti. Ci sono momenti molto divertenti. Inizia anche con una pulcinella doc, lo possiamo dire. Molto bella. E questa Elvira Donnarumma era una donna comunque forte, una donna con un anticonformista, sì, assolutamente, è stata... Poi, ecco, era una Chantosa proprio atipica, perché non era delle, di quelle belle, no, avvenenti, quindi era piccolina, un po' mortarella, diciamo, ma aveva una carica emotiva, una forza, una grinta, un'energia, infatti era amata da tutte le donne illuminate, ma da tutti, dal popolo a... appunto a Matilde Serao, Leonora Duse, da tutti, e metteva insieme tutti. È peccato che è durata poco, ma comunque ha lasciato una grande eredità. Ma come tu, tutte le volte che vieni a Torino, devo dire, c'è emozione. A parte grazie. Che di una bellezza ogni volta più bella, oltre che brava, è bellissima. Bellissima. Adesso, devo dire, sono tutto il pubblico. Fan. No, vabbè, no, ma noi... Non solo, e devo dire, sotto il palco dovevate vedere tutto il pubblico, è vero. Anche torinese, che sentiva queste canzoni napoletane come comunque era trasportata. Sì, poi mi hanno detto, guarda, non ti aspettare troppo, perché qui il pubblico non è molto affettuoso, caloroso. Dico, va bene, non è un problema. No, è stato bellissimo, infatti li ringrazio perché... è uno spettacolo che amo molto, è cresciuto con me, era appena nata Giulia quando abbiamo debuttato e comunque continua a crescere, continuiamo a portarlo in giro ed è sempre una grande soddisfazione ed emozione forte di tutti noi che lo facciamo, quindi è bello che la gente lo senta. Si vede, ma sei una professionista, Serena, perché tu veramente ogni cosa quando la fai benissimo. Io lo dico perché lo vediamo e tutte le volte c'è una preparazione, c'è un'attenzione che non è da tutti. Grazie. E quindi veramente è vero. Una persona come Serena Autieri che fa di tutto, perché l'attrice veramente con la A maiuscola e sa interpretare sul palcoscenico come stasera, non ce ne sono. Beh, Invita gli amici di Poltronissima a continuare a venire a teatro. Sì. Sì, dovete venire a teatro. Sì. Andate a vedere tutto perché e portate soprattutto anche i vostri figli, bambini, ragazzi, giovani. Avviciniamo il pubblico giovane al teatro perché è cultura, è tutto, sono le nostre tradizioni. Scopriamo tante cose, dove veniamo, insomma anche le cose classiche. Andiamo a teatro. Il teatro ha tanto bisogno di voi. Vi aspettiamo. Grazie, Serena. Grazie, ritorna Serena. Presto, mi raccomando. Un bacione. Grazie. Grazie, ciao.